Allora, questo video di ritorno, diciamo così, ma che non implica assolutamente niente, non mi impone di avere una certa cadenza nei video e quant'altro, serve solamente a una motivazione, ad esternare lo schifo che sempre più attanaglia la mia anima. Allora, YouTube Italia è veramente una latrina di merda. Mi dispiace dirlo, ma è un dato di fatto. Poi ci si stupisce se torna Zeb e tutti lo idolatrano. Per forza, perché Zeb fa ridere, perché Zeb sa creare un contenuto, perché Zeb con tutti i video che possiamo non approvare, che appartengono al suo passato e con tutte le sue manovre, i suoi modi di pensare che possono non essere in totale, linea con quello che pensiamo, quantomeno sa fare il suo contenuto e tenere un audience cercando una certa costanza. Senza basarsi esclusivamente su due tipologie di contenuti, bestemmie e gogo. Ora, io sono il primo che apprezza in certi momenti la comicità di Blur, il suo potere di intrattenimento, però porca puttana, perché sta solo su Twitch? Perché su YouTube non avrebbe funzionato neanche più quella continua perdita di tempo, sempre, 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 sempre a bestemmiare. Io lo adoro sotto tanti aspetti, però. Che un contenuto diventi solo quello, come è accaduto per il Masseo, secondo me è ridicolo, emblema del fatto che uno Stato sta cadendo completamente in rovina. Se una delle sue maggiori fonti di intrattenimento, e non parliamo solo di YouTube, riguarda questo, cioè parte dalla bestemmia. Attenzione, io sono il primo che ne butta da morire di bestemmia, alle volte anche quando sto facendo un contenuto sui social, e non sono noto, per l'amor del cielo, non sto facendo paragoni, di alcun genere con loro. Sto dicendo che è naturale, ma basare la propria fama su questo, perché questo è quello di cui si tratta, secondo me è ridicolo. Allo stesso modo, andiamo su altro, i critici del cinema. Ma ragazzi, ma che cazzo ne sanno? Parla gente che non sa letteralmente niente di quello che sta dicendo. Persone come Frusciante hanno visto una miriade di film, si saranno letti anche dei libri, ma non solo non hanno fatto università apposite, non solo non si sono mai messi seriamente dietro una macchina da presa perché quegli obbrobri che hanno realizzato fanno piangere, ma poi pretendono anche di dare opinioni, che devono sembrare a tutti i costi delle sentenze. Va bene che tu voglia esprimere la tua, sei liberissimo di farlo. Quello che mi preoccupa è la gente che ti idolatra. Perché se io arrivo lì e piuttosto che spiegare il perché fa schifo una regia, ti dico: guarda, regia bruttissima, regia bruttissima. Perché? Perché questa inquadratura secondo me è stata posizionata in maniera sbagliata, ti potrei dire. Perché dal mio punto di vista si poteva utilizzare, che ne so, la sfocatura dietro in quel dato momento, oppure la costruzione dell'immagine sbagliata perché ci sono troppi elementi in quel punto, troppi pochi in quell'altro, perché fondamentalmente è troppo incasinata l'immagine, perché qui avrei utilizzato un grandangolo oppure un'ottica da 50 mm, in generale l'angolazione sbagliata va benissimo, posso criticare questo, posso parlare di fotografia sbagliata. Se ti faccio un esempio concreto, ti dico: cazzo, stiamo facendo un film comico e la fotografia è estremamente fredda e siamo sui grigi, siamo sugli azzurri e così via. Cioè, ho tanti modi per discutere, posso persino dirti delle robe ipertecniche, come, che ne so, cazzarola, sto film è talmente inguaiato che ha sbagliato i tempi di esposizione, che ha straaperto il diaframma e che non c'ho un minimo di profondità di campo. Ne ho di modi per discutere parlando della regia e io lo sto facendo in maniera becera, ma già questo, già andare sul dettaglio, per quanto tu stia parlando ad un'audience ampia, può servire a dare un minimo di tono a quello che tu stai dicendo, dire brutta regia. Che cazzo significa? E io perché devo idolatrare uno che quando mi dice che la regia di un film non funziona mi dice brutta regia senza darmi delle fottute spiegazioni? Perché devo idolatrare uno che quando l'interlocutore sta parlando parla sopra l'interlocutore stesso? Perché devo idolatrare qualcuno che devasta l'interlocutore non con le argomentazioni, non dialetticamente, non avvalendosi di argomentazioni valide a favore di una tesi, che sia altrettanto valida per dimostrare la propria tesi? Non è dialettica, no. Perché parla sopra, proprio sovrappone la sua voce a quella dell'interlocutore rompendo i coglioni. Per quale ragione io devo idolatrare un individuo del genere o un altro che ormai è diventato un modello a petto nudo che va benissimo, ognuno fa quello che vuole, però mi sembra che certe volte questi vizi estetici diventino il personaggio in sé. E fino a quando stiamo parlando, se stessimo parlando di un modello mi andrebbe anche bene, ma stiamo parlando di qualcuno che si atteggia critico di cinema, ma ancor peggio, non è colpa sua, la gente che ha a che fare con lui lo considera un critico. Ma che critico è? Non ti dà un'effettiva motivazione valida ogni volta che fa una critica. Ti dice: mi è piaciuto di più, mi è piaciuto di meno. Che cazzo mi significa? Tra quelli c'era Victor Laszlo, che per esempio aveva già un appeal differente, passatemi il termine, nel senso che comunque faccio un'analisi un tantino più approfondita, ma quando discute con questi individui, poverino, si fa sottomettere, cioè lui rimane in silenzio e gli altri gli parlano sopra.
Questo è Victor Laszlo. Poi c'è Francesco Alocchio, poveraccio, un altro che invece di cinema se ne intende, può essere molto tecnico, può essere pignolo, può essere puntiglioso. Non sono sempre d'accordo con lui, nessuno è d'accordo sempre con qualcun altro, almeno credo di no. Almeno non sarebbe così se stessimo sempre con la stessa persona, ma Dalò si trova in questo gruppone perché purtroppo se Frusciante, Marra e ormai quel poveretto di Victor Laszlo si trovano a essere i grandi del cinema in Italia, lui cosa può fare? Non può fare nient'altro che dover inseguire l'audience. Quando lui stesso certe volte si vede che non sopporta l'atteggiamento di Frusciante, anche stima nei suoi confronti, nei confronti della sua cultura cinematografica, ma si trova a che fare con un bambino che deve avere ragione a tutti i costi, che cerca l'audience del pubblico. Il classico comunista che sembra che voglia mettere tutti sullo stesso piano, non solo da un punto di vista economico, proprio in tutto e per tutto, non è questo il comunismo, lo sappiamo, è la proprietà non privata dei mezzi di produzione, bla bla bla, però molti comunisti vogliono certe volte dare anche l'impressione di appiattire qualsiasi cosa che i film vanno fatti per la gente, lui stesso criticava Lynch, se ben mi ricordo, perché era poco, diciamo così, spendibile per un pubblico più popolare, poi però devono essere i primi a parlare e soppiantare la voce degli altri, quindi c'è un atteggiamento proprio che va in contrasto col suo stesso modo di pensare. Questi sono i nostri idoli, questi sono gli idoli italiani. Che schifo, intanto me c'è Nora di Shrek che suona il sassofono, vedi, vabbè, cose che non cerco, YouTube me le manda, non si capisce perché. Perdonatemi la digressione. Se questi sono i nostri idoli, se questi che parlano di cinema, poi ci sono quelli che parlano di calcio, seguo il calcio, parlano di calcio in un modo abominevole, cioè dicono delle cose che sono veramente stupide. Si rimangiano quello che hanno detto 3 video prima perché altrimenti sembrerebbero degli incoerenti o individui che non capiscono niente di pallone e quant'altro. Questi sono i nostri altri idoli, dall'altro versante, su quello sportivo. Se il gaming in Italia appunto è diventata solo bestemmia, non che sia sbagliata o non faccia ridere a tratti, va bene, ma è diventato bestemmia continua per ogni cosa, una dietro l'altra, 10 bestemmie e 9 parole accompagnata da un po' di video, da un po' di gameplay, un minimo di gameplay ridicolo fatto male, è chiaro che poi dopo non se ne esce più e che quella piccola nicchia rimane legata a YouTuber come quei due sul server, Zeb89, che comunque hanno un'altra qualità, o i Player Insight. Stiamo parlando di qualcosa di superiore, stiamo parlando di quel poco di buono che è rimasto, che però, se vai a vedere, fa molti meno numeri nel complesso rispetto a quelli che ho citato poc'anzi. Cioè, quelli stanno prendendo il dominio, poi ci crediamo perché il nostro stato sia uno stato, come dice il Marra, di depensanti. Abbiamo idolatrato il Cerbero Podcast come se fosse la manna scesa dal cielo, ma ragazzi, ma che cazzo era il Cerbero Podcast? Tre persone che polemizzavano su tutto e che non avevano mezza idea, non ti dicevano neanche loro il perché una cosa non andasse, o trovavano delle motivazioni becere facendo sempre, sempre, sempre e comunque lo stesso tipo di satira, o meglio di comicità, poco spendibile a un certo punto. Cioè, io non capisco perché fossero così seguiti. Perché siamo in un paese di idioti. Siamo in un paese dove se scendi al bar la gente fa: gli Stati Uniti, che schifo! La sanità privata. Nessuno dice che sia una cosa buona, ma se io devo pagare 80 euro ogni visita, perché mi mettono la visita tra 5 mesi, magari devo fare di più di fila, e pago già le tasse per la sanità, e comunque poi dovrei pagarci anche il ticket, a quel punto mi conviene più avere un lavoro da 3.500-4.000 dollari al mese, e ragazzi, la media degli Stati Uniti non è tanto più bassa di questo stipendio, pagare 600, anche 600 di sanità, ma averci tutto pure lo psicologo, cioè. Siamo di fronte al dentista, siamo di fronte a un altro sistema che può essere anche sbagliato, ma funziona di più, che poi ha i suoi problemi, ha le armi per strada, è d'accordo, la sanità a prescindere dovrebbe essere pubblica, ma qui ce la spacciano per pubblica e poi ci prendono in giro, ma qui ce lo spacciano per uno Stato che funziona e poi stupri a gogo ovunque, omicidi ogni sacrosanto giorno, Stato si vive benissimo, ma dov'è? Carico fiscale pazzesco di questi problemi, chi discute? Chi discute? Si discute al bar. In maniera poi spesso becera, senza nemmeno avere contezza effettiva dei dati, senza sapere che si va oltre il 40% del carico fiscale, quinto al mondo, ma quelli che ci stanno sopra hanno stipendi molto più alti dei nostri, si intende le persone che abitano in quegli stati. E YouTube, ecco perché sto citando YouTube, è veramente lo specchio di questo. YouTube è lo specchio di questo, ma come lo è anche il calcio, tutto fa brodo. Tu vedi una nazionale che fa così schifo, te lo spieghi il perché? Perché viene da uno stato che non valorizza i propri giovani, e così, e fa così anche nel calcio, non soltanto nel lavoro e quant'altro. Tu vedi uno stato in cui non c'è attenzione, in primis perché le piattaforme attuali in tutto il mondo, come TikTok, ci hanno abbassato la soglia dell'attenzione, ma in secondo luogo perché quello che produciamo qui, questo anche per gli statunitensi e tanti altri popoli, ma forse qui ancora di più, è merda che ci toglie il pensiero, soprattutto lo facciamo, le persone che lo fanno con una spocchia tale, tipo il Frusciante, con cui vogliono far credere di aver ragione a tutti i costi. Quindi io ho ragione a tutti i costi, mi devi ascoltare per forza, non lo dico, ma con il mio atteggiamento, con la mia rabbia ti do quest'idea, e in questo modo cosa viene fuori? Viene fuori che non puoi pensare, tu devi pensare quello che ti dico io, perché ho ragione io.
Perché sì, perché sto alzando la voce. Questo è il modo di fare che abbiamo noi. E allora, se in ogni campo funziona così, non ci stupiamo poi che arriviamo a dei politici idioti, perché comunque l'intrattenimento non è che debba essere lettura metrica dell'Odissea, perché ve lo dico io che la insegno, mi rompo i coglioni dopo un po', anche se è un qualcosa di eccezionale, ma capisco che un'ora di lettura metrica su YouTube annoierebbe, ma mi annoia anche Edoardo Prati, che secondo me non fa cultura, sono pillole inutili quelle. Anche la cultura andrebbe rivoluzionata, magari con nuovi argomenti, ma anche con quelli vecchi, con la cultura antica, ma portata avanti con un nuovo spirito. Si può anche leggere in metrica, ma spiegando realmente cosa significa, facendolo in modo divertente, non sarei in grado nemmeno io, ma si può trovare la soluzione. Anche lì, chi si muove su YouTube Italia e su Instagram ancora di più, facendo cultura, buona parte dei casi non ci dà niente. Cioè, chi c'è? Davide Avolio, che legge le poesie e non lo fa neanche con la corretta dizione. E io lo apprezzo, attenzione, apprezzo lui, però non capisco perché sia tanto idolatrato. Cioè, vedo i commenti al di sotto, sembra che stia leggendo Ferruccio Amendola, o meglio Gassman, anche se io non apprezzavo da morire Gassman, ma ne riconosco i meriti, o Proietti, nel migliore dei suoi momenti di vita, leggi i commenti sotto e sembra che veramente tu abbia avanti il più grande lettore di tutti i tempi. Non è così. È pazzesco idolatrare anche un personaggio che è ancora nascente, che avrà tanto da dare, che un ragazzo è intelligente, ma veramente questo è il nostro picco? Veramente dobbiamo fare commenti così tanto positivi? Oppure il Prati che va da Fazio, ma diciamolo che non è che non debba andare da Fazio, se mi chiamano ci vado, ma mi vado a fare il culo a Fazio per l'atteggiamento che ha avuto in tante situazioni, per le cazzate che ha sparato in tante situazioni. Non gli rispondo in maniera condiscendente come se fosse il mio idolo. Già uno che pensa di racchiudere la cultura in 60 secondi, d'accordo, siamo nel mondo delle pillole, d'accordo, dobbiamo intrattenere, ma si può fare in tanti modi. Leggere con un simile gregoriano, l'ho già detto, la lettura metrica, non ti rende un grande. La gente che scrive sotto, oh, come vorrei che mi insegnasse, perché ti ha letto 10, un proemio dell'Odissea in metrica con la musica sotto, cioè, non è confortante. Se questo è quello che ci manda in visibilio, se questo è quello che esalta il nostro paese, quando si potrebbe parlare del contenuto dell'Odissea, lui che dice, lui attenzione, che ha criticato la filologia sostenendo che butti giù i contenuti che a noi, dovremmo prendere il testo e leggercelo, innanzitutto il testo, prima che la versione a cui ambiva l'autore, prima di ricostruire con i manoscritti tutto il resto, l'opera, poi però cosa fa? Non ti spiega neanche il contenuto effettivo del testo in sé, te lo legge nella lingua originaria senza tradurtelo, con una musica da camera classica, in questo sono ignorante, non saprei definirla in sottofondo, rompendo le palle, e la gente lo esalta anche. Ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Attenzione, questo è il caso meno grave. Ma perché lo cito? Perché lui ha potuto criticare me in un suo video quando io facevo riferimento al fatto che essere professore in Italia ti porta ad essere scazzato, e che fino a quando si è scazzati, uno se lo tiene, uno studente se lo tiene. In che cosa intendevo? Che se io arrivo in classe, buongiorno ragazzi, non c'ho, buongiorno ragazzi, perché magari non era il lavoro della mia vita, perché volevo fare altro con le lettere, l'editoria, volevo scrivere, volevo entrare in altri ambiti, nel giornalismo e così via, o magari fare un dottorato e quant'altro, o insegnarlo sul web. E quindi poi magari mi trovo in situazioni particolari, scuole che mi pagano poco, lontano da casa mia, loro capiranno perché non sono felice e potrò anche insegnarli che purtroppo a volte nella vita non si riesce a fare quello che si desidera, non si arriva quantomeno all'apice di ciò che si vuole. Quindi non è un male essere scazzati. Lui subito fa: no, non usate la vostra laurea se dovete farli scazzati. Il puritano che ti dice devi fare solo quello che fa benissimo agli altri, non puoi fare il professore se sei scazzato. Attenzione, magari puoi essere correttissimo con i voti, puoi dare tante lezioni di vita, magari sei semplicemente così, come sto parlando io ora, non particolarmente entusiasta e felice, e quindi non sei irruente nel modo di fare, sei un po' più pacato, magari trasmetti lo stesso, magari comunque potere e comunque la capacità di intrattenere. Perché mi devi schedare? Perché ti devi permettere di dire che non si può insegnare scazzati? Non hai capito il significato del termine scazzato? C'è gente che da scazzato ci ha insegnato le cose. Italo Calvino era perennemente scazzato. Cazzo che ha scritto quell'uomo, cazzo che interviste faceva. E perché vuoi farti paladino di una giustizia che non esiste, che non è quella che intendi tu? Quindi anche lui guarda dall'alto,
figlio di papai si trova in un mondo privilegiato a Bologna e quant'altro. Chi viene da sud, da Potenza, da città che stanno nel nulla e si deve fare le ossa da solo, ma non fa il comunista del cazzo, ma non vede un mondo che è tutto piatto con gli stessi stipendi in cui l'istruzione deve essere fatta col sorriso e magari rompendo i coglioni con quella specie di gregoriano per 15 ore, no? Sa che ti devi fare il culo, sa che per crescere devi entrare in un sistema competitivo e che se fosse regolamentato e facesse valere i nostri talenti nati e l'impegno che ci mettiamo, farebbe bene a creare competizione. Se io avessi ciò che merito, ciò per cui sono nato, ciò che ho nel cuore da sempre, che magari questo mi porta al di sopra di altri da un punto di vista economico, perché non deve essere così? Solo in Italia è visto come qualcosa di sbagliato e il nostro Stato collassa. Semplice. Perché ci sta che ci sia il tizio che vuole la vita tranquilla, serena. Io voglio vivere tranquillamente, aprirmi una salumeria, sta per cazzi miei, mi dà anche fastidio la ricchezza. Voi scherzate, ma esistono persone così, che non hanno grandi ambizioni, altre che ce l'hanno e che meritano di arrivare in altro, magari creando lavoro e facendo del bene agli altri. Ma perché non possono? Perché in Italia ti deve essere impedito, perché ci deve essere un cuneo fiscale pazzesco e le stesse persone che emanano comunismo come lui, pur non parlandone, lo emana, ma lo emana veramente, ve ne accorgerete se guarderete dei suoi video, poi hanno studiato nelle università più prestigiose, avevano i genitori più benestanti, avevano tutte le possibilità del mondo, qualunque cazzo di cosa potevano fare, ciò che volevano, però parlano per mettere i piedi in testa agli altri. Magari lui non è nemmeno ricco, non sto dicendo questo, sto dicendo però che gli stanno aprendo delle porte che lo portano in quel mondo di finti comunisti, quale quello di Fazio e così via, che vale tanto quanto quei fascisti di merda di Salvini e compagni, simili fascisti, perché sono dei fascisti senza le palle dei fascisti, per fortuna, perché sennò saremmo nella merda più totale. Quindi, voglio dire, ma se Edoardo Prati è il nostro esempio di cultura, e non più Umberto Eco, e non più Italo Calvino, e non più, non lo so, ora è inutile che faccia elenchi infiniti. Se il nostro esempio di critica cinematografica non è Francesco D'Alò, ma è Marra, ma è, che cazzo vedevo di, il Frusciante, oppure D'Alò con loro perché in qualche modo è costretto, lui se vedesse, ma perdonatemi, mi sto un po' a pinare, se vedesse mai questo video, lui vi direbbe, ma non sono obbligato, ma invece sotto sotto sei obbligato dal sistema perché altrimenti non hai lo stesso successo e ti capisco e non ti giudico, assolutamente D'Alò non lo giudico minimamente, quindi se Marra e Frusciante ci sono per il cinema, Prati per la cultura, determinate persone che parlano di calcio, che non sanno niente di sport, si fanno i grandi pensatori sotto questo profilo, gli intrattenitori del gaming sono bestemmiatori seriali e ripeto, non c'è del male a bestemmiare, ma che questo imponga il successo, che il successo sia dato da questo, mi girano i coglioni, specialmente se sono persone che mi piacciono, che hanno cuore, che hanno intelligenza, come Blur, bellissimo il suo canale su Kingdom Hearts per esempio. Quindi, se ti troviamo in una situazione del genere dove gli idoli di YouTube Italia del web, che è quello che ormai forgia il mondo perché tutto si muove attraverso un telefono, sono individui che ragionano poco, che fanno le cose solo per un tornaconto personale, facendo porcherie e dicendo cazzate, come pensiamo che sia il nostro Stato? Se noi doniamo a questi individui, se noi li facciamo vivere, gli colmiamo le tasche di denaro, li impinguiamo costantemente le loro casse, beh, allora che cazzo pretendiamo? Cosa vogliamo noi dalla vita? Cioè, come crediamo che questo Stato possa prosperare nell'intrattenimento, nella cultura, nella politica? Politici che voi avete votato e che sono usciti ancora di più dai social, Salvini, Meloni, il loro Explorer, hanno avuto usando i social, facendo le dirette, non YouTube in questo caso, ma il discorso va lo stesso. Quindi capite che tutto da qui, cioè queste piattaforme in Italia hanno fatto lo schifo non perché lo siano di per sé, perché gli italiani sono stati dei cani, le hanno utilizzate nel peggior modo possibile. Ora un discorso super variegato, quasi nessuno sarà arrivato alla fine, io sproloquio, ho il DOC, disturbo ossessivo compulsivo, quindi figurati, potrei parlare all'infinito di mille argomenti diversi, perdermi in essi, potrei anche perdere il filo del discorso, sicuramente l'avrò fatto più volte, ma il messaggio è chiaro, i social sono un po' lo specchio della nostra nazione, e tanto ormai lo è anche YouTube, che è un social, visti gli shorts e quant'altro, è proprio un social network a tutti gli effetti. Quindi, se questo è lo specchio della nostra nazione, come pensiamo che questa schifezza di Stato possa mai risollevarsi? Già di per sé dal 1861 non ha mai avuto un momento veramente buono, mai da quando si chiama Italia, perché Venezia e Napoli, e così come Roma e Milano, non spartiscono niente, sono luoghi diversi, non è come Londra e Liverpool, sono proprio due modi di pensare agli antipodi. Tra nord e sud, ma tra città e città ci sono troppe differenze perché veniamo da retaggi completamente diversi. Non siamo in Italia da 2000 anni, lo siamo da 163, non siamo come l'Inghilterra che lo è da veramente da migliaia di anni, da più di un migliaio di anni, non siamo francesi come lo sono i francesi, non abbiamo un'unità.
facciamo cagare come Stato, dovremmo solo dividerci, ma lasciamo stare questo discorso adesso. Comunque sia, se quello che produciamo, soprattutto attraverso i social e poi in tutto il resto, è questo, ma dove cazzo andiamo?